Lei è Penny, una cagnolina di soli 5 anni e purtroppo è la protagonista di una brutta avventura. Ci troviamo in via Divisione Carpazzi, in un'abitazione in cui abita insieme alla sua famiglia Piero Valori, noto a Fano anche perché è il presidente del comitato genitori Sant'Orso. Ecco, lei in quel momento era fuori casa, ecco, ci racconti che cosa è successo esattamente? Allora, alle 9 sono scesa da casa per accompagnare mia figlia a pallavolo e con l'altra bambina di 10 anni e sono rientrata verso le 10:30, 11:15. Siamo rientrati in casa, abbiamo trovato i balconi spalancati e il cane non c'era. Siamo subito allarmati e siamo andati al parco vicino casa nostra per cercare di trovarla. E per fortuna l'abbiamo trovata sotto un albero all'ombra e siamo ritornati, abbiamo visto delle orme di mano vicino ai vetri, tutti i balconi aperti e sembrerebbe che siano entrati dalla porta perché la porta ha segni di scasso, insomma. Lo spavento è stato grande, più che altro per il cane perché si è ferito sotto al mento, le zampine, l'abbiamo appena portato dal veterinario, ci ha detto che è stata buttata giù. Per fortuna che abitiamo al primo piano, perché altrimenti... Quindi l'hanno gettata dal terrazzo? Sì, sì, l'hanno gettata dal primo piano. Per fortuna, dico, abitiamo al primo piano. Ecco, Penny per fortuna sta bene, i ladri non hanno rubato nulla. Ecco, forse lei spaventata ha cercato magari di aggredirli? Sì, secondo me avrà abbaiato, comunque... Mi saranno andati addosso, loro per non avere fastidio le hanno buttate, poi siamo arrivati noi, quindi sono scappati. Ecco Piero, quando sua moglie l'ha contattata, l'ha telefonata, che cosa ha pensato? No, sono preoccupato subito, non riuscivo a capire esattamente cosa stesse succedendo a casa mia, ero a Pesaro e mi ha detto solo corri, corri, torna a casa e mi sono precipitato praticamente, ero con lo scooter. Poi quando sono arrivato la preoccupazione era del sentire mia moglie, soprattutto appunto per la cagnolina, tanto è l'affetto che è nato per la cagnolina stessa. Ma alla fine quando sono arrivato ho visto che già l'avevano ritrovata, già poteva essere successo qualsiasi altra cosa, un attimino mi sono tranquillizzato. Un episodio che per fortuna si è concluso con un lieto fine. Sì, appunto, è andata bene, vediamo il bicchiere mezzo pieno.